Ne parliamo tra qualche giorno. Perché? Non oggi, perché ho voglia di parlare tra qualche giorno. Ah. Ti hanno chiesto qualcosa in particolare? Siete tutti vicini? Sensazioni. Avete fatto una chiacchierata sul 7 maggio, il giorno dell'incidente di Giuliano? Sensazioni, sensazioni su tante cose. Però non le voglio dire, sono cose mie, sensazioni mie. Ti racconti come è andata stamattina, insomma, sono venuti a suonare? Sì, sono venuti a suonare proprio per evitare il caos mediatico. E poi? E poi il caos mediatico comunque, c'è lo stesso purtroppo. Che punti avete toccato più o meno? Ne parliamo nei prossimi giorni. Non vuole rilasciare altre dichiarazioni. C'erano degli aspetti che dovessero essere chiariti ancora? No, non chiariti, sensazioni. Tu sei tranquillo, Loris? Non è stata neanche una sit per intendere. Sì, certo. No, no, capire. Le tue sensazioni personali, come stai? Ma io, cioè, sto tanto bene, che devo fare la fuga da voi, perché altro... Senti, è stato la mattinata senza cellulare? No, la mattinata, 2 ore, 3 ore. Come mai? Volevano vedere le cose dall'ultima volta siamo adesso, tutto lì. Ma sono argomenti nuovi, diversi rispetto a quelli che avevi già toccato? No, nulla. Semplicemente siamo stati, tra virgolette, insieme, poi sono venuti a trovarmi 2 agenti della mobile col quale ero molto legato e più che altro mi hanno fatto compagnia, perché altrimenti avrei dovuto solo aspettare 4 ore seduto. Ma a distanza di più di un anno ti senti tranquillo oggi o come all'inizio, un anno fa? Ma io mi sento tranquillo, la problematica è solamente che a volte devi perdere tempo per queste cose qui, ma fa parte comunque del dare una disponibilità alle forze dell'ordine. E l'aspettavi? Sì, aspettavo un pezzo. Però non è stata una sit, invece mi aspettavo una sit. Ma ci racconti stamattina? Abbiamo parlato di mie sensazioni. No, cioè... quando sono venuti a casa tua, quello che ho detto lì, senza entrare nei dettagli. No. Sono venuti a prendere 2 agenti con i quali sono legato, li ho fatti vedere i coniglietti, io ero anche influenzato, siamo stati un po' lì, semplicemente... Quindi se siamo ammalati, questa sì sarebbe colpa di Loris. Sì. Gli ho detto addirittura io, guarda che adesso ho 2 telefoni, li ho dati tutti e 2, così hanno fatto le dovute verifiche. Ho fatto la copia forense dei telefoni? Penso di sì che si chiami così. Però le mie sensazioni, ripeto, le tengo io. Hanno toccato entrambe le inchieste? Sì. Sì, Giuliano. Sì, sì, curiosità, più che altro sensazioni mie che non voglio ribadire. Che quindi riguardano sia l'omicidio di Pierina sia il 7 maggio del 2023. Hanno collegato le 2 cose. Ti hanno chiesto di ripercorrere i tuoi percorsi durante quei giorni? Non mi hanno chiesto di ripercorrere i miei, però se sapevo di percorsi di altri, però ripeto, anche qui si arriva nelle sensazioni e mi fermo. Si parla di quella famosa corsa? Cioè, non voglio essere cattivo, perché a volte le sensazioni a livello mediatico vengono trasformate in cose certe, invece una mia sensazione non deve essere una frase certa, è un'ipotesi e non deve condannare nessuno, per cui me la tengo per me. Comunque riferimento a quella famosa corsa, tu che hai visto Luis che tornava... Famosa corsa? No, io l'avevo visto che partivano, che tornava. Abbiamo preso tante cose, anche quello lì, sì.